Grazie per il suo intervento, particolarmente complesso, proprio perché la macchina che lei ha aiutato è complessa. Adesso io rimango qua, è un po' anomala come cosa, visto che servono ancora le slide, è inutile che torniamo su, per cui procediamo con il secondo intervento dell'architetto Gerardo Pizzoni, che è responsabile della protezione civile del Comune di Reggio Calabria. Prego. Pronto? Allora, buongiorno, io sono l'architetto Pizzoni e sono il responsabile della protezione civile del Comune di Reggio. Siamo intervenuti in questo contesto, intanto ringrazio il Comune di questa occasione che ci ha dato, perché noi... Se riesco a parlare, mi sentite? No. Allora, in questa occasione, perché sia io che l'ingegnere Spoletti andiamo in giro scuole e scuole facendo capire ai ragazzi che l'importanza della protezione civile e che cosa è il sistema di protezione civile. Secondo me, se io domando ai ragazzi che cos'è la protezione civile, penso che non sanno granché, se non il fatto che la protezione civile ha emesso l'allerta rossa. Pertanto sperano che le scuole siano chiuse e così. Però quando a voi vi arriva il messaggio dell'allerta rosso, succedono una serie di attività, che una parte sono state spiegate bene dall'ingegnere Morano che mi ha preceduto, e poi succedono delle attività che riguardano sia gli enti comunali interessati ma anche la regione. A questo punto che succede? Arriva l'allerta rosso al comune di Mendo-Cortosano. Allora il sindaco, autorità principale di protezione civile, che fa? Prende, chiama le nuove funzioni perché e apre il centro operativo comunale, dove ci sono nove funzioni da l'ingegnere dei lavori pubblici, per l'urbanistica, quello per la manutenzione e così via. Si siedono a un tavolo e devono coordinare questo evento. Là stesso verrà deciso se chiudere le scuole oppure. Siccome il discorso della chiusura delle scuole è un discorso che lasciava libero spazio ai sindaci, allora è intervenuta la circolare del Ministero, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché la protezione civile fa parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dice, sapete che vi dico? Che la chiusura delle scuole ve la deve segnalare il signor Presidente. Così, in maniera uguale per tutti, e non il comune di Mendo chiude, poi magari Reggio Calabria no, e così via. E allora il prefetto consiglia ai sindaci, perché l'atto di chiusura è del sindaco, consiglia al sindaco e dice, guarda, sarebbe meglio che tu chiude le scuole, vista le previsioni che ci saranno, che ci sono. Perché a noi ci arriva quella previsione di allertamento che è solo previsionale, c'è il Cavaggio e c'è il rosso e poi si punta il sole, perché magari grazie ai venti che ci stanno dalle nostre parti anche sullo stretto ci permettono magari in qualche modo di deviare il tempo, il brutto tempo, le nuvole che minacciano una serie di piogge. E allora succede, come è successo spesso, hanno fatto chiusura delle scuole e la mattina c'era il sole, comunque, quando si fa la chiusura delle scuole, effettivamente c'è una previsione abbastanza interessante. Ma questo, se vengono chiuse le scuole, io mi rivolgo ai ragazzi, perché è giusto che voi dovete sapere alcune cose, che la chiusura delle scuole non è che significa
che se vengono chiuse le scuole, voi ve le potete andare a passeggiare, vengono chiuse le scuole perché non consentire alle persone di intralciare il traffico, e se casomai ci sono degli interventi che si devono fare, in questo caso la circolazione veicolare deve essere libera, come è successo ultimamente, dove a Reggio Calabria in alcuni punti ci si sono allagati che sono arrivati insomma a circa un metro e mezzo o due, e pertanto la circolazione, visto che la chiusura della scuola era già stata prevista, ha permesso ai mezzi di soccorso di arrivare e poi intervenire affinché si faceva per diminuire l'acqua e così via e tutto quanto. Ma non solo, a causa degli interventi ci possono essere degli abitanti che sono isolati. Allora che succede? Succede che la protezione civile interviene. E come? Intanto vorrei riprendere in maniera breve un certo discorso che ha fatto l'ingegnere. Cioè, con l'apertura del COP si apre, il COP che è il centro operativo comunale, si apre sempre per eventi locali. Pertanto delle emergenze che si possono risolvere in loco, cioè con i mezzi del proprio comune. Quando, come è successo la volta scorsa, ci sono stati questi allagamenti di una certa importanza, e allora la prefettura interviene e fa, o apre il centro operativo all'interno della prefettura, unità di crisi, come è successo, dove all'interno del tavolo ci sono seduti i vigili del fuoco, la Croce Rossa, la polizia, la guardia di finanza, i carabinieri, la forestale e quant'altro, perché si devono prendere delle decisioni e se non ce la fa il comune bisogna intervenire anche con i mezzi della protezione civile regionale. E se casomai necessita, l'autorità del sindaco per somme urgenze può chiamare qualsiasi impresa a intervenire per risolvere il pericolo. E allora la volta scorsa è successo in una località a mare che ci sono state per esempio 9 famiglie che erano isolate. Erano isolate perché loro avevano costruito una zona balneare e l'unico passaggio che avevano erano un sottopasso della ferrovia. Questo sottopasso della ferrovia si è completamente intasato, perciò era pieno di tempo. E allora hanno cercato di chiamare i pompieri, non ci sono riusciti, e hanno chiamato anche la protezione civile. La protezione civile è intervenuta insieme alla protezione civile regionale, la quale ci ha dato anche dei mezzi necessari, e finalmente dalla mattina alle 10 fino alle 11 di sera si è fatto il parco e finalmente abbiamo dato la possibilità a queste 9 famiglie di poter transitare. Voglio dire, nel frattempo che c'era questo intasamento, voglio dire perché questo è significativo, che è successo? È successo in queste ore che all'interno di queste 9 famiglie c'era un signore che era in attesa della chiamata per un trapianto di rene. E che significava che questo poteva avere un'emergenza qualsiasi. E allora che i volontari, rappresentati dall'ingegnere Benvenino che è il coordinatore, abbiamo posizionato un posto fisso all'interno di queste 9 abitazioni con 9 volontari e una jeep affinché in estrema urgenza avremmo potuto caricare l'ammalato e portarlo al più vicino centro.
Questo è stato, abbiamo dovuto mobilitare 9 volontari, che volontari significa che non percepiscono nulla e lo fanno tutto a gratis, danno la loro massima disponibilità e sono l'elemento cardine della protezione civile. Senza i volontari la protezione civile non esisterebbe. E allora questi volontari all'inizio anche con le pale a mano hanno scavato, ma non ci sono riusciti, c'è voluto un mezzo meccanico, insomma è tutta la storia. Però immaginate la soddisfazione alle 11 di sera che finalmente gli abbiamo liberato la strada. Questo per dire che cos'è la protezione civile. Noi interveniamo solo nelle emergenze, come ben dice anche l'ingegnere. Perciò non interveniamo nei casi in cui non c'è un'emergenza, perché non esiste la protezione civile in quei casi, che noi ci riserviamo, perché se andiamo a chiamare volontari la protezione civile, i vigili del fuoco, loro hanno ben altre esigenze, perciò non possiamo andare a chiamare la protezione civile per un qualsiasi, perché diamo solo. Non è una cosa adeguata. Altro aspetto, spiegato il discorso, la protezione civile. La protezione civile interviene anche nei casi in cui ci sono dei disabili all'interno delle proprietà. Purtroppo questo è un discorso che ancora si sta cercando di entrare in mente, perché purtroppo da noi non c'è ancora questo uso di fare conoscere che c'è una disabilità, pertanto abbiamo grosse difficoltà. Però il disabile che vive in una famiglia, in caso di emergenza deve essere pur lui soccorso. E allora che succede? Che ci sono i piani di emergenza comunale, dove si dovrebbero inserire le disabilità, cioè nel senso, qua in questa casa per esempio di fronte è corretto che si sappia che c'è un disabile. Che tipo di disabilità? Perché in base al tipo di disabilità ci si può intervenire. Il discorso della disabilità è un discorso abbastanza importante e l'Unione Europea è intervenuto fortemente su questo discorso, perché immaginate una famiglia dove c'è un disabile, magari allettato, come fa a portare il proprio malato fuori? È un discorso che riguarda tutti quanti, perché anche loro devono avere un soccorso, come anche in scuola se c'è un disabile è previsto nei piani di emergenza che ci deve essere delle persone che devono accompagnare il disastro. E lo stesso deve succedere nella famiglia, cioè la famiglia deve essere attrezzata a ciò, cioè adeguata alla disabilità, e deve essere anche il piano di protezione conoscere che in quell'appartamento esiste un disabile e che tipo di disabilità, affinché i soccorritori sanno come intervenire. Su questo sia i vigili del fuoco che le associazioni di volontariato di protezione civile fanno dei corsi particolari. Pertanto siamo anche attrezzati a quello per poter andare a soccorrere quelli che sono purtroppo, ahimè, disabili. Ritengo che il discorso, vi anticipo un attimino il discorso che vi farà sicuramente l'ingegnere Scopelliti, che è il coordinatore del gruppo comunale, che insieme alle varie associazioni aiutano il comune e tutti gli altri comuni che intervengono per dare una mano d'aiuto nelle varie emergenze. E raccomando ai ragazzi di stare attenti, perché vi darà dei consigli che sono fondamentali. Voi che siete sempre in giro, un po' a casa, un po' nelle discoteche, un po' a scuola, un po' dappertutto,
vi dà dei consigli che servono. Pertanto passo la parola intanto al dottore, al dottor Giuscani, per la presentazione. Grazie, grazie per la presentazione. Soprattutto per quanto riguarda il soccorso dei disabili, perché mi pare di aver capito che ogni comune dovrebbe predisporre un piano all'interno del quale prevedere come intervenire in caso di, e questo sarebbe importante anche capire quanti comuni l'abbiano fatto o meno. Sì. Ma volevo accennare, è quello il problema, il problema fondamentale è questo, è che le varie associazioni o i vari istituti tipo l'AS, l'INPS e quant'altro che dovrebbero sapere i disabili dove sono e che tipo di disabilità hanno, negano di dare tutte le informazioni. E allora si sta procedendo sia che anche in maniera autonoma, in maniera anonima, a mandare una specie di opuscoletto con con allegato una domandina in cui le stesse persone possono aderire a questo discorso e metterle, così noi possiamo utilizzare. Una cosa fondamentale, scusate che mi sono dimenticato una cosa che ci tenevo a dire. Tanto per parlare di prevenzione, per esempio, il comune di Reggio Calabria, lo dico perché sono parte del comune, tanto per dire, ha partecipato alla colonna mobile del Lanci. Che cosa significa? Allora, è successo che nelle aree dei campi flegrei a Napoli, tanto per dire che la protezione civile si muove a livello nazionale, ed è coordinata in maniera ottima, successo che siccome tutte queste zone che sono composte da circa 5 vulcani, tanto per avere, non c'è solo il vulcano, quello principale che noi non conosciamo, che è di natura catastrofica, tanto per avere un'idea, e allora è passata da una fase dormiente, diciamo, verde, a una fase gialla. Allora la presidenza del Consiglio dei Ministri che ha fatto? Ha suddiviso il territorio in un'area rossa. In questa area rossa ha visto quanti abitanti ci sono e ha predisposto a livello nazionale che cosa? Di dividere queste persone per ogni. In Calabria ce ne sono toccate solo 15.000, che sarebbe solo una circoscrizione che è Bagnoli, se non sbaglio. E il comune di Reggio Calabria, che ha una struttura adeguata che sarebbe un talasporto, e quindi è uno dei tre centri, mi sembra che sia uno alla Mezza, l'altro al Crotone e poi in Reggio Calabria, dove dover dislocare queste persone e poi da lì mandarle negli altri. Ci siamo e siamo qui. Nel frattempo l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, ha predisposto una colonna. Questa colonna mobile ci ha fornito dei finanziamenti che fra poco andremo a comprare, dei mezzi che devono essere pronti entro 8 ore devono stare. E lo scorso mese abbiamo fatto tanti mesi facendo lo scontro di un solo isolato per vedere che tempo c'è. Va bene, solo di questo. Grazie. Grazie, grazie. Da circa 2 ore che parliamo di protezione civile, io vi voglio fare qualche domanda. Avete capito che cos'è la protezione civile? Ah, qualcuno che può rispondere. È un sistema. E la risposta è giusta, dobbiamo aggiungere alcune cose.
Allora, per chiarirti meglio, a livello pratico, cos'è la protezione civile, il sistema di protezione civile, voi dovete pensare che è come un'orchestra, ok? Nasce la protezione civile in Italia principalmente nell'alluvione di Firenze, che venivano chiamati gli angeli del campo, però si è visto poi che variabili che serviva a qualcosa per poter coordinare un po' tutto. Quindi il sistema di protezione civile è come un'orchestra. Ci sono tanti suonatori, tanti musicisti, però serve tecnicamente chi coordina questi musicisti, ok? E secondo voi, abbiamo parlato, chi mi ha preceduto ha parlato molto di rischi, secondo voi si può ridurre un rischio sul territorio? Si può ridurre un rischio, sì o no? Il rischio terremoto sul nostro territorio, il rischio maremoto, si può ridurre, sì o no? Secondo te non si può ridurre? No, veramente prevenire. Allora, ora io vi spiego come si può ridurre il rischio. Il rischio terremoto si può ridurre con il rischio alluvione, con il rischio maremoto. E vi spiego anche perché. Un'altra domanda, il rischio terremoto si può prevedere? Noi possiamo sapere quando andrà un altro terremoto? No, precisamente no. Precisamente no. Però noi, per poter ridurre il rischio, ci sono tre fattori principali: consapevolezza, responsabilità e azione. Noi dobbiamo essere consapevoli, come ha detto l'ingegnere Bonabito, che viviamo in una terra dove c'è il più alto rischio terremoto. Ok, dobbiamo essere consapevoli, non lo possiamo prevenire, noi non possiamo sapere quanto sarà il prossimo terremoto, ma nei vari anni possiamo migliorare affinché il rischio diminuisca. E come? Innanzitutto, come viene determinato il rischio? Ora io vi faccio questo esempio: voi siete degli studenti e avete il rischio che domani venite a scuola e prendete un brutto voto a un'interrogazione, a un compito, giusto? C'è questo rischio. Allora, ogni tipo di rischio viene calcolato con questa formula. Quindi abbiamo il pericolo, voi siete degli studenti e dovete venire a scuola. Io naturalmente non ho più questo pericolo di prendere un brutto voto a scuola perché sono ormai più grandi. Quindi non ci potete fare nulla sul pericolo. E la stessa cosa sul terremoto. Noi sappiamo che viviamo in una regione dove, diciamo, il pericolo del terremoto è altissimo. Secondo voi tutte le regioni d'Italia hanno questo pericolo? Sì o no? Allora, alcune sono più esposte, però tutte le regioni d'Italia hanno il pericolo sismico. Quando c'è stato il terremoto nel centro Italia, si pensava, vicino Emilia Romagna, ma una regione non c'è il rischio sismico, come mai si è verificato il terremoto? Purtroppo, e vari anni, si pensava che in quella regione non c'era questo tipo di rischio. Voi dovete capire che tutte le regioni, c'è il rischio sismico. La pericolosità naturalmente cambia. Ritornando sul discorso del rischio di prendere un brutto voto a scuola, l'esposizione: voi siete studenti, dovete venire a scuola e la potete giocare oggi, domani, dopodomani, però prima o poi un'interrogazione, un compito lo dovete pure fare. Allora, su che cosa potete dipendere questo rischio, se prendere un brutto voto o no? Sulla vulnerabilità, nel senso sulla vostra preparazione. Se voi siete preparati, naturalmente il rischio di prendere un brutto voto diminuisce. Ed è la stessa cosa sul rischio terremoto, maremoto, sul rischio alluvione. Quindi noi ci dobbiamo preparare sul discorso di andare. Quindi se noi siamo, più preparati siamo a fronteggiare un rischio e più abbiamo, quel rischio si riduce, può provocare dei danni,
ma non proprio per altri modi. Quindi questo è quello che stiamo cercando di fare oggi, per cercare di formare e di essere preparati nel rischio del terremoto. Un'altra domanda, voi come studenti, come cittadini, entrate, fate parte del sistema di protezione civile? Sì o no? Sì o no? Allora, la cultura di protezione civile, il sistema di protezione civile, non è una cosa astratta come un corpo che possono essere i vigili del fuoco o i carabinieri o solo i funzionari, anche i cittadini fanno parte del sistema di protezione civile, perché il vostro comportamento, il nostro comportamento può ridurre il rischio. Se noi sappiamo come ci dobbiamo comportare in caso di un terremoto, in caso di un'alluvione, ci può salvare la vita a noi, ma non solo a noi, anche a chi porta dei soldi, dei soccorsi, ci può aiutare. Quindi il nostro comportamento è molto importante. Infatti, in base alla nuova normativa di protezione civile, i cittadini entrano in pieno. Non è solo responsabilità del sindaco, non è solo responsabilità del comune. Tra virgolette, se mi permettete, cioè dobbiamo cambiare cultura, ma non possiamo demandare più agli altri quello che può essere una cosa nostra, la nostra sicurezza. Sì, il responsabile è il sindaco, però se non c'è il piano di protezione civile, andate dal sindaco e gli bussate. Andate oggi, andate domani, andate dopodomani. Dobbiamo essere cittadini attivi anche sull'argomento della protezione civile. Quindi abbiamo detto che questa è la cosa. Sul discorso della vulnerabilità, ora vi faccio vedere qualche immagine del terremoto dell'Aquila per farvi capire se noi siamo preparati, se le strutture dove anche viviamo sono costruite bene, possono crollare, possono avere dei danni, però non provano le morti. Guardate questa piantina. Allora, abbiamo lì un edificio totalmente crollato, questo è il terremoto dell'Aquila del 2009. Abbiamo un edificio danneggiato e un edificio intatto. La distanza di questi tre edifici è solo 25 metri. Stesso terremoto, stessa intensità. La vulnerabilità, se noi siamo preparati, e vi posso dire anche da tecnico, da ingegnere, i cittadini hanno anche una responsabilità su questo, non possono solo demandare ai tecnici, se il tecnico con qualcosa è sbagliato, se si va a ristrutturare casa e pensiamo solo al colore che sia bellissima, però se non ci preoccupiamo, se a livello strutturale è conservato in maniera ottima, questo è un problema di noi, di noi cittadini. Se voi andate a comprare un cellulare, giusto? Poi vi preoccupate se il cellulare ha la wifi, se ha internet, qualche giga, la telecamera e tutto il resto. Bene, voi siete cittadini del futuro. Quando andate a comprare casa, dovete stare attenti e dire come state a costruire. Quindi questa immagine è molto significativa sulla preparazione, sulla vulnerabilità, ok? Un altro fattore importante è la memoria. Noi per fortuna non abbiamo vissuto un terremoto importante in prima persona. Sappiamo che c'è stato il terremoto nel 1908, sappiamo che la nostra regione è altamente a rischio, però per fortuna non ne abbiamo mai vissuto questa esperienza. E questa è una cosa importante, ricordare quali sono stati i terremoti. Non c'è stato solo quello del 1908, ci sono stati tantissimi terremoti. Basta pensare a quello del 1783 che ha distrutto anche moltissimi centri. E la cosa importante, io ora vi voglio fare vedere questo filmato, che è un filmato del terremoto del 1908, ma non la tenete a male, se non vi spaventate di quello, ma per conoscenza di quello che effettivamente può scatenare un
terremoto. Sono le 5:21 del mattino, correa italiana. All'improvviso, tutti nello stesso istante, i sismografi sparsi negli osservatori di mezzo mondo, da Tokyo, Ottawa, da Melbourne fino a Roma, registrano un movimento tellurico di dimensioni spaventose. Pensate che le ampiezze dei tracciati sono così ampie, grandi, che non entrano neanche nei cicli che dovrebbero registrarli. Da qualche parte sul pianeta sta succedendo qualcosa di estremamente grave, ma nessuno sa esattamente dove. Proviamo a fermarci, torniamo qualche istante prima delle 5:21 del mattino. A Messina, a Reggio Calabria e nei paesi disseminati lungo lo stretto di Sicilia, i più mattinieri si preparano a un'altra giornata di lavoro come sempre. Allora provate a immaginare qualche scena, un pescatore che sta mettendo in acqua la sua barca, un contadino magari che si sta già vestendo per andare nei campi, in capo stazione, che si appresta a muovere i primi treni. La maggior parte della popolazione invece dorme ancora tranquilla in casa. Per Messina, il giorno prima è stata una domenica di festa, il teatro dell'opera era di scena, infatti una splendidissima prima dell'Aida di Verdi. E anche a Reggio Calabria è stata una giornata speciale. Giù al porto, la giunta comunale con il sindaco in testa ha inaugurato, pensate, la prima fila di lampioni della città a illuminazione elettrica. Nessuno poteva immaginare che dalle 5:21 del mattino seguente nulla sarebbe stato più come prima. Per 37 interminabili secondi, la terra dello stretto tremolo. Stando alle testimonianze dell'epoca, un movimento sussultorio, cioè dal basso verso l'alto, scuote edifici abitanti per una ventina di secondi. Ma l'evento veramente catastrofico è il movimento ondulatorio che segue. Costruzioni, palazzi, muri, qualunque opera edificata dall'uomo, anche la più grande, anche la più resistente, viene giù come fosse di carta pesta. È un terremoto di potenza inaudita, il 90% degli edifici di Messina crolla. Pensate che la vecchia scala Mercalli non basta neanche per misurare la sua potenza distruttiva, basata sul calcolo dei danni provocati in superficie, fino a quel momento misurava i terremoti dal primo al decimo grado. Dopo quella scossa devastante sarà riveduta e arriverà fino al 12° grado. La maggior parte degli abitanti di Messina, di Reggio e quelli di oltre 100 centri abitati dello stretto sono sorpresi nel sonno. Si svegliano di soprassalto e tentano di uscire dalle case, ma per molti di loro non c'è scampo. Alcuni riescono a raggiungere la strada e cercano rifugio verso il mare, ma è un errore. Il movimento della terra ha provocato uno tsunami che si avvicina rapidamente. Circa 3 minuti dopo, appena 3 minuti dopo la scossa, infatti, 3 enormi onde anomale si abbattono sulle coste, trascinando via tutto quello che incontrano sul loro cammino e compiendo una seconda strage. Possiamo avere un'idea di quello che è successo guardando le drammatiche immagini che fecero il giro del mondo nel Natale del 2004, quando uno tsunami devastò le coste dei paesi che si affacciano sul cielo indiano. Quando il sole sorge qualche ora più tardi, la scena che si presenta ai sopravvissuti è agghiacciata. Messina non c'è più, sul posto solo un immenso cumulo di macerie. Si calcola che su una popolazione di 140.000 persone, 80.000 hanno perso la vita, cioè più di uno su 12. A Reggio e nei paesi circostanti il bilancio non è molto diverso. L'aria è squarciata dalle urla dei feriti rimasti intrappolati sotto le rovine, ma per chi è ancora in vita in Italia è solo all'inizio. Infatti, qualsiasi forma di comunicazione con l'esterno è interrotta. I binari della linea ferroviaria sono diretti, la stazione del telegrafo e la postazione radio sono completamente distrutte. L'unico aiuto può venire dalle navi della Marina in rada nel porto di Messina. Molte però sono state danneggiate da un tsunami e il mare è ancora disteso di lontano. Le navi però riescono comunque a sbarcare un centinaio di militari che organizzano i primi soccorsi. La torpediniera Spica viene inviata per cercare una postazione telegrafica funzionale e mandare un SOS.
ma prima che le autorità di Roma si renderanno conto delle dimensioni della tragedia passeranno ancora molte ore. Tutto il giorno del 28 le zone devastate tagliate fuori dal mondo sono lasciate loro stesse. Piove e fa freddo, i superstiti si aggirano fra le rovine in cerca di un riparo o di un qualche congiunto. Molti di loro sono sotto shock, come i nemici, incapaci di parlare. Il sistema idrico è completamente distrutto, non c'è acqua se non quella delle pozzate. E si fuga tra le macerie, cerca di qualcosa da mangiare. E qualcuno senza scrupoli ne approfitta per rubare, fare sciacallate. I più volenterosi però cercano di estrarre quelli rimasti intrappolati ancora lì sotto le macerie e portano soccorso ai feriti. Ma non c'è organizzazione. E non c'è più chi possa prendere il controllo dell'operazione. A Messina la questura è crollata, la Camera di Commercio e il Tribunale anche. L'omicidio poi è in preda a un incendio. Le caserme, gli ospedali, le dogane, le poste, le scuole, la stazione, tutto è sgretolato. L'ospedale da campo, pensate, viene addirittura improvvisato sotto il tendone di un circolo. Finalmente all'alba del 29 arrivano i primi soccorsi da fuori. Sono nati militari russi e inglesi che si trovavano casualmente al largo delle coste siciliane. Qualche ora più tardi giungono anche le corazzate della Marina Militare italiana, inviate dal Presidente del Consiglio Giovanni Gelito. Sapevano di dover fronteggiare un'emergenza, ma le proporzioni della tragedia lasciano senza parole. Il giorno seguente il re Vittorio Emanuele III e la regina Elena si recano direttamente sui luoghi del disastro. Il sovrano si impegna personalmente con le operazioni di soccorso, dando tra l'altro prova di alto senso di responsabilità e solidarietà. Pensate, sono quasi 17 ore le persone ritrovate di radicoli vive dalle macerie durante le operazioni di soccorso che vanno avanti per settimane. A Messina e a Reggio intanto è stato proclamato lo stato d'assedio. La popolazione superstite viene evacuata dai militari e questi sorvegliano perché restano le città per evitare che ladri e sciacalli entrino in azione. Per più di un mese nessuno può tornare nelle zone disastrate senza un permesso speciale. Dappertutto quindi sono interi quartieri fatti di baracche, tende. Insomma, messinesi e regini non hanno alcuna intenzione di lasciare la loro terra perché martoriata. Ci vorranno anni prima che la vita riprenda a scorrere regolarmente nelle prime città. Pensate, a metà degli anni 20 la gente vive ancora nelle baracche in attesa di rientrare nella propria casa. E non è finito. Nel 1950 il piano regolatore non è ancora stato ultimato e subisce ulteriori modifiche. La ricostruzione, insomma, viene con tempi lunghissimi, ritardi esasperanti, aggiungendo sofferenza, rabbia e delusione a una delle più grandi catastrofi della storia. Avete visto il filmato del terremoto del 1908? Diciamo, non è tipo si è iniziato anche a pensare che dobbiamo non solo il discorso del terremoto, ma terremoto con le moto. Perché anche un errore di allora è che la popolazione è andata tutta sulle coste e invece poi dopo diciamo tre minuti sono arrivati tre volte che hanno distrutto, vuol dire, la nostra città. Questi sono alcuni dati, voglio dire, di allora, con i morti. Questi sono alcuni documenti che diciamo, su quella destra, diciamo, è stato organizzato un progetto per raccogliere dei fondi a Bergamo che hanno destinato per il terremoto del 1908, anche perché chi è, diciamo, di Reggio conosce la città, ma ci sono proprio dei quartieri che sono nati come i militi svizzeri, quindi i norvegesi, con i fondi appunto destinati alla città. Questa è Bagnara, quindi vado veloce, Scilla. Questa è la mia marina di Reggio Calabria. Costo da riparare di Reggio Calabria. Questa è la Ventina proprio prima del terremoto del 1908.
E questo è il vecchio uomo di Reggio Calabria, oggi è totalmente diverso. Questi sono alcuni giornali di allora, le Calabria e la Sicilia della strada del terzo. Su quello che diceva prima l'architetto all'inizio. Cosa possiamo fare noi per ridurre il rischio? La nostra preparazione. Allora, se puoi andare anche sul sito, questo è un altro appunto che ti voglio, un altro suggerimento. Abbiamo notato che anche qualvolta che c'è un terremoto, un'allerta meteo, su internet e soprattutto su Facebook si trova di tutto e di più. Okay. Io vi voglio suggerire, ragazzi, andate a visitare i siti istituzionali, lasciate perdere Facebook, per dire, a Reggio c'è stato qualche tempo fa un'esplosione di un artiglio nello stretto, si è causato un panico totale perché i giornali su internet riportavano terremoto, poi un giornale porta scuole aperte, anche scuole chiuse. Poi dover andare a visitare i siti istituzionali dei comuni, della regione, del Dipartimento Nazionale. Un sito molto importante è quello di Unorischi. Unorischi è una campagna di informazione che fa il Dipartimento Nazionale tramite i volontari di protezione civile, che spiega appunto le buone pratiche di protezione civile. Come ci possiamo preparare prima che succeda qualsiasi rischio? In questo caso, per quanto riguarda il rischio di terremoto, dobbiamo conoscere quale zona viviamo, che è la cosa più importante, ok? E la sicurezza della nostra casa, come è stata costruita la nostra casa, anche gli ambienti, quali sono gli ambienti più sicuri che ci sono all'interno della nostra casa. Questo perché? Perché ogni comune è obbligato ad avere il piano comunale di protezione civile, dove lì vengono indicate tutte le aree sicure. Quindi, se c'è un terremoto, in caso di terremoto, subito dopo la scossa, noi dobbiamo sapere in quale aree ci dobbiamo preparare, perché quelle sono aree sicure, studiate apposta dai tecnici comunali, da chi ha fatto il piano, affinché i cittadini appunto stiano sicuri. Anche dentro casa, cosa possiamo fare? C'è tanto da fare. Ognuno di noi nella cameretta, nella camera da letto, sotto il letto abbiamo un quadro grandissimo, o delle mensole con dei libri, le pezze e tutto il resto. Quella è la cosa più sbagliata. Anche perché siamo collocati, c'è un terremoto, i libri o il quadro, se non sono messi bene, possono cadere. Quindi anche da questi piccoli crisi non ci dobbiamo tutelare. Ragazzi, sembrano cose banali, sembrano cose banali, però è importante, anche perché si è visto quando c'era stato il terremoto, che quella là che quando è caduto il tonno in quella scuola che si è salvata con la bambina, si è salvata da sé, perché mentre tutti gli altri sono scappati, la bambina si è messa sotto il tavolo. Quindi queste sono buone pratiche di protezione civile importantissime. Se voi andate in discoteca o in un ambiente super affollato, vedete che all'ingresso ci sono delle cantine di evacuazione, quelle importantissime. Avete visto quando c'è stata quella manifestazione a Torino, sempre della Juventus, che quello è stato un problema, perché chi si recava su quell'ambiente non conosceva degli edifici. Quindi è importante conoscere anche, soprattutto, la nostra casa, ok? Quindi questo è quello che si può fare prima, quello che si può fare durante una scossa di terremoto.
durante la scossa del terremoto, se siamo all'interno, naturalmente ci dobbiamo mettere in dei posti sicuri. Quali possono essere? Gli architravi delle porte, sotto una trave, la porta che diciamo è stata costruita apposta per reggere alle scosse. Se siamo all'esterno, ci dobbiamo allontanare naturalmente dall'abitazione, ma non solo dall'abitazione, anche se ci sono dei pali con le catene, quindi alla fine ci dobbiamo allontanare dal pericolo. Inutile dire che se siamo su un ponte, dobbiamo subito allontanarci, perché noi non conosciamo, anche a livello visivo, la parte superiore del ponte deve essere anche in ottime condizioni, ma non sappiamo di quello che c'è sotto. Dopo la scossa, come c'è scritto qui, naturalmente non dobbiamo subito prendere i cellulari, chiamare, fare l'avviso. Vi dovete recare in un posto sicuro, nelle aree d'attesa del piano, e aspettare lì, anche perché in caso di forte sisma la prima cosa che salterà sono i cellulari, che non funzioneranno. Ma non solo questo, è importante lasciare, diciamo, le linee telefoniche libere per chi deve prestare dei soccorsi. Ok? Quindi, naturalmente, come nel comune di Merito, la cosa importante qual è? Allontanarsi dalla linea di costa. Chi conosce Reggio Calabria, l'onda di maremoto, quanto per capire, è arrivata fino al corso del Fare. Quindi non parliamo solo della spiaggia, quindi la cosa importante è quella di non andare sulla linea di costa, quindi allontanarsi. Naturalmente, prima di uscire da casa, la cosa importante qual è? Chiudere gas, luci, ok? Perché è importantissimo. Quindi questo è quello che serve per quanto riguarda il terremoto maremoto. Se voi andate sul sito nazionale Io non rischio, vi porterà tutte quelle schede su tutti i tipi di questioni. Quindi oltre al terremoto maremoto anche l'alluvione. Grazie per l'attenzione. Avete avuto, ringrazio ancora la Rotary per questa opportunità che ci ha offerto di arricchimento, potete tranquillamente tornare alle vostre attività. Ragazzi, buona giornata e ci vediamo alla prossima occasione. Grazie ancora.